Superbike, gara all'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola per l'FC 2021, terzo appuntamento della stagione, subito un contatto Ruglio Rosso nella prima partenza, davvero un rischio tra loro, per fortuna tutto bene, si partiva con la pole position di Michele Pirro davanti a Zanetti Ruglio, Zanetti non parte benissimo ma si lancia subito in una grande rimonta con Michele Pirro che prova ad allungare e ad andarsene Zanetti, qui va a sorprendere Luca Vitali che era secondo con la sua onda della scuderia Improv e poi l'errore in variante bassa di Zanetti, per fortuna lo evitano sia Vitali che Ruglio ma perde due posizioni il pilota del Ducati Broncos Racing Team che deve quindi ricostruire la sua rimonta, ritorna in seconda posizione Lorenzo Zanetti ma cede strada importante Michele Pirro, purtroppo Del Bianco scivolato in variante bassa ma le sue condizioni fisiche prima della gara, lo vedete anche da come zoppica, erano davvero già piuttosto problematiche. Gabellini, ottima seconda parte di questa prova della Superbike, qui all'attacco su Ayrton Badovini e poi Russo invece ancora su Badovini a recuperare un'altra posizione con la briglia della nuova M2 Racing, ci prova Vitali per il podio, la terza posizione su Ruglio ma finisce lungo Michele Pirro, gestisce molto molto bene la seconda parte di gara e va ad ottenere la quinta vittoria consecutiva, vince qui ad Imola davanti a Zanetti mentre Vitali è terzo davanti a Gabriele Ruglio.